Devo chiudere la votazione. Ecco, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'emendamento 26.410 della Commissione. Prego, onorevole Borghesi, vuole esprimere il parere? Sì, esatto, ho avuto modo di leggerlo e quindi vorrei esprimere il parere, però siccome qui il foglio che mi è stato Onorevole, consegnato è onorevole Borghesi, la prego, pasticciato, esprima il parere. no, siccome è La pasticciato e non prego. si capisce, Ecco. io mi rimetto al volere dell'Aula e Grazie. dico che non è Grazie. chiaro. Onorevole Chimienti, anche lei ha avuto modo di leggerlo? In effetti è un po' pasticciato, Sì. comunque mi rimetto all'Aula. Grazie. Onorevole Simonetti per dichiarazione di voto o l'onorevole Allasi? Onorevole Simonetti, prego. Stefano, no, c'è problema. Vabbè. Grazie Presidente. No, beh, il relatore di minoranza Borghesi non è che volesse frenare i lavori d'Aula, però effettivamente l'emendamento, se lei può averlo sotto mano, mi può giustificare il fatto che la prima parte, che è più o meno cancellata, non si capisce se fa parte o non fa parte dell'emendamento, perché se la stessa parte facesse riferimento quindi all'emendamento, ci sono degli errori perché gli 87 milioni si trasformano in 79 mila e i 48 milioni si trasformano in 40 mila. Quindi io non so se fa parte o meno dell'emendamento, se questa è la parte cancellata, non so, mi piacerebbe che la relatrice ci dicesse qualcosa, perché altrimenti c'è anche un errore formale di compilazione dell'emendamento stesso. Qui noi La parte cancellata non fa parte. la parte no, cancellata non fa parte. Bene, allora potevamo completamente toglierla dalla fotocopia, così l'Aula avrebbe avuto una contezza più precisa dell'emendamento che si andava a votare. Questo è un emendamento, soprattutto nella parte iniziale, che va a integrare le coperture finanziarie sui fondi per andare a implementare appunto le coperture finanziarie, prelevando quelle somme risparmiate dall'articolo che voi avete oggi quasi all'unanimità cancellato della previsione del 5 per 1000. 5 per 1000 che era una delle prerogative, uno dei pilastri fondanti della riforma, assieme appunto allo school bonus, che va a prevedere appunto la partecipazione dei privati all'edilizia scolastica pubblica. Era uno dei vanti che gli onorevoli rappresentanti del Partito Democratico di questa maggioranza avevano così portato in dote al dibattito sulla buona scuola. Noi crediamo che ci potesse sì essere una sorta di equivoco, poteva far nascere l'equivoco di una sottrazione di somme dal 5 per 1000 per il volontariato, ma bastava così aggiungere, oltre a quella dell'implementazione e la creazione di un fondo ad hoc, bastava aggiungere che questo 5 per 1000 era aggiuntivo, cioè era aggiuntivo a quello destinato al mondo del volontariato, così come sono aggiuntivi altre sottoscrizioni, come quella per esempio del 2 per 1000 del finanziamento pubblico. Bastava aggiungere nella legge che questo appunto era una possibilità, una detraibilità aggiuntiva con una firma in un apposito spazio allegato appunto nell'allegato alla denuncia dei redditi, perché come voi sapete tutti come funziona, c'è il modulo all'interno del quale uno può sottoscrivere l'8 per 1000 alle diverse, appunto, alle diverse realtà religiose, allo Stato, il 2 per 1000 per i partiti politici, con i codici che l'Agenzia delle Entrate dà in funzione dell'iscrizione o meno all'albo e il registro dei partiti politici, e poteva esserci quello del 5 per 1000 e aggiungere il 5 per 1000 per le scuole. Quindi non abbiamo capito perché si è voluto togliere questa possibilità ai cittadini e di andarla a inserire in una ipotetica legge, in un ipotetico appunto provvedimento, quale potrebbe essere l'inserimento all'interno della legge di stabilità, in modo tale da non arrivare nell'immediato alla possibilità di avere una certezza su questo 5 per 1000. L'emendamento va, come ho detto prima, a sopperire appunto l'utilizzo mancato di questi fondi, soprattutto quella parte che lei dice che è cancellata e non l'ho vista in altro
emendamento, ma può essere che sia sfuggito al sottoscritto, ma ovviamente l'Aula ne ha più contezza del sottoscritto, visto che il Partito Democratico vota compatto, quasi compatto su questi provvedimenti. E pertanto io sono a dare un voto negativo. Il collega Borghesi ha dato parere di attendere appunto l'esito dell'Aula. Io sommessamente non voglio rappresentare tutta l'Aula, posso dire che la Lega Nord voterà contraria, non tanto perché ci sia un'allocazione, come dire, tecnicamente sbagliata di queste somme, perché secondo noi queste somme sarebbero dovute essere utilizzate appunto per il mantenimento di quel fondo attraverso appunto una aggiunta legislativa organizzativa della possibilità di fare questa firma aggiuntiva rispetto a quella del 5 per 1000 del grazie, mondo onorevole del Simonetti. Volontariato. Ho già finito grazie, il tempo, Presidente. Grazie, esaurito il suo tempo, sì. È iscritto a parlare il deputato Sorial. Grazie Presidente. Allora io mi ritrovo a dover parlare di una cosa così importante, come le dicevo prima, dell'articolo 26 disposizioni finanziarie, in un momento abbastanza sfortunato della serata, però cercherò di essere molto chiaro e diretto in quello che voglio dire. La questione fondamentale è che il 26.410 interviene, come noi sappiamo, sulle disposizioni finanziarie di un collegato al DEF, quindi di coperture che in un qualche modo erano già state dichiarate collegate al DEF. Andando a fare questa modifica, la modifica che viene fatta dal 26.410, si va a modificare la strutturalità delle nostre coperture e delle nostre disposizioni finanziarie. Quindi chiunque prenda in mano l'emendamento, prenda in mano l'articolo 26, è logico che poi si chieda effettivamente come varia in maniera strutturale la copertura del disegno di legge e dove eventualmente vengano presi o vadano a finire eventuali risorse, perché rimane il punto indefinito. A questo punto uno si può anche chiedere, allora, eventuali altre modifiche che potrebbero essere fatte al Senato possono avere la possibilità di utilizzare delle coperture che sono state dichiarate ammissibili qua in questa sede, che sono state inserite all'interno dell'ex articolo 17 ora